ragazzi, questo nuovo video. Oggi voglio fare una canzone italianissima, una canzone che mi avete chiesto da tantissimo. Voglio ritornare a fare più canzoni italiane, visto che il mio canale si basa comunque sull'Italia e voglio aiutare le persone italiane, quindi perché non fare canzoni italiane? Voglio fare una canzone di Tiziano Ferro, cioè Non me lo so spiegare, quindi me l'avete chiesta in tantissimo. Andiamo subito a vedere gli accordi. Allora, questa canzone io ho messo il capo tasto sul secondo tasto perché così la tonalità originale vengono con gli accordi davvero molto più facili, perché prima c'erano davvero dei fa diesis o do diesis minore, tutte queste note qua, e ho deciso di spostare la tonalità, cioè di cambiare accordi ma mantenere la tonalità però mettendo il capo tasto. Allora, praticamente analizziamo la strofa, poi il pre-ritornello e il ritornello. Sono tre parti. Le canzoni italiane di Tiziano Ferro non sono proprio così semplici. Allora, iniziamo con un La minore, ok? Poi Fa, il Sol e ancora La minore. Quindi un po' mi manca l'aria che tirava, semplicemente una canzone di te. Ok? Semplicemente. Quindi La minore, Fa, Sol e La minore. Ok? Analizziamo questi accordi. La minore. Abbiamo il primo dito sul primo tasto della seconda corda, terzo dito sul secondo tasto della terza corda e il secondo dito sul secondo tasto della quarta corda. Ok? Della quinta corda in giù. Poi andiamo sul Fa maggiore. È questo. Ma se voi non riuscite, perché siete dei principianti e riuscite a fare il barré, mettete il primo dito sul primo tasto della seconda corda e fate la posizione facilitata. Se riuscite, mettete il pollice sul Fa. Ok? Quindi un po' mi manca l'aria che ti ama, se metti in cemento quella bianca schiena. Ok? Poi Sol maggiore. Facciamo col terzo dito o quarto dito sul terzo tasto della prima corda, il terzo dito sul terzo tasto della sesta corda e il secondo dito sul secondo tasto della quinta corda. Ok? E ritorniamo sulla minore, ok? Un po' mi manca l'aria che tirava, semplicemente quella della bianca schiena. Da qua cosa facciamo? Fa e Mi maggiore, perché na 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 na. Per poi ricominciare, quindi Fa maggiore e Mi maggiore. Quindi Mi maggiore lo formiamo col primo dito sul primo tasto della terza corda, terzo dito sul secondo tasto della quarta corda e il secondo dito sul secondo tasto della quinta corda. Suoniamo tutte le corde, ok? Quindi un po' mi manca l'aria che tirava, quello d'occhio che lo sulla bianca schiena. Na, 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 na. Ripetiamo gli accordi uguali, ok? Quindi quell'orologio non girava, stava fermo sempre da mattina a sera. Come avete notato, c'è stato un diverso passaggio, cioè noi al posto di fare La minore, Fa, Sol, La minore, l'ultimo La minore l'abbiamo sostituito col Do maggiore, perché ha cambiato proprio tonalità di voce, quindi che ha fatto? Stava per sempre la mattina, sera, Do maggiore, ok? Come me, lui mi fissava. E facciamo sempre Fa e Mi. Come formiamo il Do maggiore? Mettiamo il primo dito sul primo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda, terzo dito sul terzo tasto della quinta corda, ok? Semplicemente. Poi noi ripetiamo praticamente tutto fino a che non arriviamo al pre-ritornello che fa. Poi passare al ritornello, ok? Gli accordi in questione sono La minore, Fa, Sol, e fin qui ci siamo, ok? Accordi semplici. Do maggiore, semplicemente, poi La minore ancora, quindi come la seconda parte della nostra strofa, e finiamo con, attenzione, un Si maggiore, settima in teoria, ok? E un Mi maggiore, quindi non mi tocchi più.
che non è proprio così fondamentale, però dà quell'effetto che porta al ritornello, ok? Quindi, come formiamo il Si maggiore? Praticamente noi mettiamo il barré dalla quinta corda in giù sul secondo tasto e mettiamo questa posizione, che però è davvero difficile per voi, per i principianti. Io vi consiglio un power chord, cioè suonate solo le prime tre corde della nota e verrà lo stesso effetto. Quindi mettete il primo dito sul secondo tasto della quinta corda e il terzo e quarto dito sul quarto tasto della terza e quarta corda, così semplicemente. Quindi non ti bolli più, l'effetto sarà pressoché uguale. Poi andiamo al ritornello. Il ritornello sono semplicemente tre accordi ripetuti per un'infinità di volte, cioè La maggiore, Re maggiore e Mi maggiore. Semplicemente due cazzate di accordi, cioè solo che pensavo quanto è inutile farne tentare, credere di stare bene quando è bello te. Voglio le tue mani calde, tu mi abbracci. Ragazzi, come formiamo il Re maggiore e il La maggiore, che sono i nostri accordi principali per il ritornello. La maggiore lo formiamo così. Praticamente mettiamo il primo, il secondo e il terzo dito sul secondo tasto della seconda, terza e quarta corda. So, questa canzone è piena di accordi, ma insieme ce la possiamo fare a suonare. Re maggiore, cioè secondo dito sul secondo tasto della prima corda, terzo dito sul terzo tasto della seconda corda, il primo dito sul secondo tasto della terza corda, dalla quarta corda in giù, ok? E poi si continua. Case, libri, auto, case, 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 cosa, cosa, case. Io non me lo so spiegare. Bene, ragazzi, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se vi piacciono questo genere di tutorial. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo genere di canzone tipo Tiziano Ferro, canzoni italiane. Quindi se vedo che raggiungeremo un bel numero di mi piace, vuol dire che dovrò andare avanti su questa linea. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Bella!